Salve a tutti, io sono Loafdog e bentornati a Metal Gear Solid The Twin Snakes. Guardate, ci nascondevano le munizioni, eh? Ma non a me, non a Snake. Oh, le mie orecchie odono un soave suono, esatto. Wolf dogs, half wolf, half husky. Ah, figo. How do you know so much? Il fatto esatto. E fa sempre ridere pensare al fatto che il lavoro ufficiale di Snake sia guidatore di slitte. Addirittura per saperli riconoscere dall'ululato. Devo dire che... Oh, cazzo. No, ho sbagliato, sì. È molto... È davvero un professionista, ecco. Perché ce ne vuole. Almeno credo. Poi magari hanno tutti ululati diversi, lupi e cani. Non ne ho idea. Ah, il radar non funziona. Oh, sì, qua arrivano davvero i lupacchiotti. C'era un modo per farseli amici, se non sbaglio, ma sapete che non lo ricordo. Intanto vado con la stordente, dai. Poi Meryl? È davanti? Meryl? Meryl? No. Se ne va davanti tutta tranquilla. Guarda che sarai tu la prima a essere sbranata, eh. Ah, bella. Aspetta un attimo. Ehi, piccolino. Aspetta, piccolino e non solo. Ah, è Meryl. Meryl, che cacchio. Cioè, c'hai l'amichetto lì, ma... Io non so se fidarmi, secondo voi dovrei... È per il tuo bene, figliolo. Bravo, bravo piccolo. Bravo cucciolo, vai a nanna. Hai capito, Meryl è anche... Una wolf whisperer. Lei che sussurrava ai lupi. PSG1. Però non ce l'abbiamo ancora il PSG1. Quindi non le posso raccogliere. Già. Oh, la Peppa. No, zitto. Va tutto bene. Va tutto benissimo, esatto. Oh, cacchio. Amico. No, guarda che... No, però basta. Se chiamate i rinforzi, poi è ovvio che uno deve spararvi. Allora, Meryl è a destra, esatto. Quindi noi andiamo qua, ci prendiamo le munizioni del FAMAS. Molto belle, molto carine. PSG-1, ho capito. Anche qui. Va bene. Mi stanno dicendo qualcosa, mettiamola così. Scusate, allora qui... Ah, e qua è chiuso. No, c'è comunque un'altra apertura. Proviamo ad andare dal basso prima. Cos'è? Un kit medico? Ah, Pentazem, cosa mi fa cortesemente? Eccolo, pentazemina, antidepressivo alla benzodiazepina. Per avere la mano ferma, sceglilo nel menu e usalo con il pulsante A. Ok, e questo è sempre per il cavolo di cecchino. Però, signori, mi sono perso un passaggio, io il cecchino ancora non ce l'ho. Quindi, apprezzo... Tutto l'armamentario qui, ma non lo posso ancora prendere. Si sarà svegliato il lupacchiotto? È passato un po' di tempo, in realtà. Potrebbe averlo fatto, vediamo. No, dorme. Tranquillo, cucciolino. Oh! Vogliono bene a lei. Ok, ci sta. Posso accarezzarlo? Piccolino, scusa, non ti volevo addormentare. Poi perché sono un po' viola? Ma vabbè. Un'altra razione, ma quante ne avevo usate? Tutte. Ok, dai, proseguiamo. Bionda. Alta. Bella. Bionda. Alta, bella, bionda. Dove sei? But the radar isn't working, and since we can't use the mind detector either. Le è rimasto un po' del potere di Psycho Mantis. Va là. No, è vero, adesso la devo seguire. Ok, guardiamola bene, osserviamola. Ok. Ok, appena finisce la luce... Vabbè, meno male che rimangono un po' le impronte. Perché se no... Ha voglia di ricordarsi. Eh sì, io ho la memoria così corta davvero, sì. So what do you think?
pretty good, huh? Sì, come me lo spieghi? Infatti. No, veramente le era rimasto un po' del potere. Non ricordo assolutamente, chissà... Non le era rimasto per il 4, l'aveva persa questa abilità, diciamo. Ah beh, anche perché poi saprebbe quello che sapeva Mantis, e quindi oramai sono 20 anni che non era più nel gioco. Ok, allora, zitto zitto, piano piano. Ok, perché poi giustamente col detector delle mine non lo posso neanche usare perché il radar non funziona. Ok, ce l'ho fatta. Ecco. Spostati un attimo, Meryl. Per il tuo bene. Anzi, per il mio bene rimani dove sei. Ah, che bella lucina rossa. Ma è scioccata o non ha capito il problema qui? Ah, che cos'è? Non so perché, ma ho l'inspiegabile voglia di acchiapparla. Boom. Beh, vorrei ben dire. Avete avuto tutto il tempo per mettervi al riparo, quindi ve lo meritate anche. Oh. Urca, è andata per il secondo tiro. Fai poco con la Deagle, ciccia. È un collabrodo, cazzo. Vai, vai, a cazzo duro, spara. Cacchio, l'han combinata male male, Ci mancherebbe, però devo andare in quella direzione comunque, quindi. I guess I'm a rookie after all. Don't worry, Meryl. It's me they want. Meno male, Se avessero voluto lei, cosa le avrebbero fatto? Sniper's using me for bait to lure you out. Sì, sì, ma adesso la sistemo io, non ti preoccupare. Ciccio, attenzione perché così ti puoi fare dei seri danni, Snake. No. Ed è un bene. Don't move. O dovrò spararti a quella mano. I wouldn't slow you down. I can still help. I wanna help you. Allora rimani ferma e buona. Save your strength. Esatto. Che ci pensa Paparino Snake qua? I wanted to be a soldier. Oh no. Oh, sento qualcosina nell'occhio. Nothing comes out of war. Snake, please save yourself. Go on living and don't give up. Sì, discorso molto toccante, ma tu hai capito o no che io devo andare comunque lì? Don't forget me. Altrimenti la guerra sarà su una scala molto più larga. Dica, colonnello. Sì, sua nipote? Sta benissimo. Cosa? Vuole che gliela passi? Sì, certo. Sono Meryl. Salve, zio. Come va? A sniper's trick to lure you out. The sniper's waiting for you to go to help Meryl so he can pick you off. Don't do it. It must be sniper. Ah, dai, anche il colonnello ha detto non esporti. Ah, che d'altra parte, se rimanessi ferito io sarebbe la fine proprio, quindi. I know her. She can wait for hours, days or weeks. Anche io? Non ho nulla da fare, tiro fuori il sacchetto delle patatine. Waiting for you to expose yourself. Maybe so, but Meryl can't hold out that long. Snake, can you see Wolf from where you are? Sì, ma... She must be on the appunto. Tower. If Wolf is in the communications tower, she can see you perfectly. It's the classic sniper's position. Già, at that distance, you won't be able to hit her with a standard weapon either. Ecco, e qui arriviamo al nocciolo della questione. Dov'è sto PSG1? Dai. I'm going to sto Paris Saint-Germain. No matter what it takes. Okay. Thanks. What's wrong, Naomi? Don't you know? There's a tendency toward murder written in your very genes. Ok, e questo c'entra come?
I wouldn't go that far, but... I don't know what the hell my genes look like, and I don't care. I operate on instinct. Like an animal? I'm going to save Meryl. I don't need an excuse. But I'm a snake. And I'm not doing it for someone else, either. I'm going to save Meryl for myself. Colonel, don't worry. Cosa intendi, snake? Thanks. I understand. I'm sorry. Sì, tutto molto interessante, ma appunto adesso... Dov'è il fucile? Ok, Meryl... Ah, sta proprio anche perdendo vita, che bello. Sentite, allora... Vuoi vedere che... Non è che magari... La butto lì, Ma visto che le chaff sono un toccasana qua... Io intanto faccio così. Poi vediamo. No, ok, non gliene frega un cacchio. E mi becca subitissimo, ma non si perde un secondo. Vabbè, quella era una mina. E quante cazzo ne avete... Però l'ho evitata. Non so se avete fatto caso. Vai! O devo tornare indietro. Forse devo tornare indietro, vero? Dica. Snake, Meryl's in danger. Sì? Allora, colonnello, le spiego. Non ricordo se il fucile si trovi, tipo, a due passi da qui, in quella insena... Cosa? No, non volevo, mannaggia. Ogni volta che esco dal codec, mi fa così. Cioè, non mi ricordo se fossi in una di quelle. Vabbè, che è già morta adesso, praticamente. Senti, Snake, esatto, corri. Hai fatti anche sparare. Andiamo via. Tanto si doveva trovare qui nelle caverne, non c'è verso. Lì non ti puoi avvicinare, quindi... per i cagnolini... Aspetta, forse mi ricordo qualcosa. Bisognava farsi fare la pipì addosso, sbaglio. Non so, mi è venuta questa idea malsana, ma forse... Era il modo per non farsi scoprire, diciamo. Uè, no, ehi, ma noi siamo amici, vero? Amico? Sì? No? No, direi di no. Vabbè, divertiti. No, la mammina... salve, paparina e mammina. Buongiorno. Vostro figlio è davvero un ragazzino esemplare. Allora, appunto, trova sto PSG1. Che sia qui? E poi perché non c'era prima? Non lo so... Adesso ho veramente tanto il dubbio, però considerando anche tutte le munizioni, non avrebbe senso farti... Weyla, salve. Che cacchio, però non perdiamo tempo qua, vero? Cioè, non mi stanno neanche mordendo, si stanno lanciando a tutta velocità verso di me. Senti, ciccio. Oh. E pure tu. Non l'ha preso. Ah, Snake. Oh. Adesso basta, ti do una testata, io ti faccio vedere, cazzo. Poi non ho capito sta cosa. È tipo sanguinamento. Una volta che la vita scende sotto una certa soglia, continua a scendere poi. Aspetta, non è che... No, sembrava. Fatemi andare in prima persona per essere sicuro, perché... Ok, no, chiuso. Tutto chiuso, ok. E ovviamente, appunto, trova prima l'arma. Qua è da dove siamo venuti, giusto? Qui è tutto... No. Ah no, sembrava quasi, invece sì, è chiuso. Torno ancora più indietro. Tanto sono sicuro che Meryl starà bene, no? Ah, povera ragazza. Sarà già dissanguata. Io il giretto me lo faccio anche, ma... Non lo so, forse era giusta la mia intuizione iniziale. Forse più che un'intuizione era un ricordo. C'era... In qualche modo questo PSG1 di là e non di qua? A meno che... No, sarebbe un po' assurdo. Fatemi controllare. Cioè, sarebbe assurdo che Meryl sia ancora viva fin lì. Anzi, no... La cosa migliore, proviamo a contattare il colonnello un attimo, no? Ma cosa cacchio c'entra? Stay out of her range and shoot at her with a sniper. Grazie, dove lo prendo? Ha saltato tutto. Stay out of her range and shoot at her with a sniper rifle. Ask Dr. Emmerich whether Dr. Emmerich, va bene.
Sì, perché mi verrebbe da pensare forse quella zona sotterranea con tutte le porte chiuse, perché adesso abbiamo un accesso di quinto livello. Potrebbe essere. Otacon? Otacon, have you ever seen a sniper rifle anywhere on this base? A sniper rifle? Meryl's been shot by an extremely good sniper. Sniper? Sì. La comprensione del testo funziona, Otacon? I saw one in the armory in the second floor basement of the tank hangar. Ecco, visto, devo tornare davvero fino lì. I have to go all the way back there. Già. Yeah. What's wrong with you, Otacon? Nothing. Oh, il nerdino è innamorato. Ah, ma davvero. Fosse la realtà, sarebbe bella che scaduta. Mettiamo così. Allora. No. Ciccio. Premi. Premi il bottone, esatto, non è difficile. L'armeria. L'armeria tecnicamente è dove c'erano i carri armati. Era proprio all'inizio, vero? Perché a quel punto forse mi converrebbe farmi trasportare fino all'eliporto dal camion e magari proseguire così. Allora, intanto, prima cosa, primissima, box. Nel box. Oh, cazzo, sono proprio sulla sua strada. Sono finito nel box. Eccola. Dai, solleva. Aia. Buongiorno. Sì, sono proprio io. Eccolo. Corri. No, corri. Oh, cacchio, ho perso il... Ah, ma davvero? Cioè, ma davvero l'avevo scampata? Cioè, io ovviamente non volevo perdere il... Uila. Anche il gas. E stavolta vi fottete alla grande, però. Ciucciate. Posso... Ah, mi han chiuso. Questo non me lo ricordavo. Quindi, come funziona di grazie? Ah, giusto, non posso usare nulla di nulla. Però... Intanto, già che ci siamo a questo punto, fatemi vedere un po' cosa abbiamo lì. Questo, cos'è? Chaff. Allora se io usassi una chaff, no? Aia, bastardello. No. Vai, corri. Se io mi nascondo, no? Che dite, mi troveranno ancora? Dai. Nulla da vedere qui, cazzo, ho finito l'ossigeno. Guarda, non ce n'è bisogno. Sono arrivato al limite. Ma grazie del pensiero. Si sono spaventati, dicono, oddio, è morto. What happened? È successo che sti cacchio di militari sono un po' troppo proattivi. Però loro la possono portare l'arma, sono io l'unico stronzo. Allora, box 1. Aspettiamo che faccia il giretto della zona, perché giustamente fa bene sgranchire le gambe, si fa andare la circolazione, insomma gliel'ha anche ordinato il dottore. Poi devo aspettare che torni di qua, esatto. Non mi fai fesso due volte. Una sì, ma due no. Ok, zitto. Ma guardalo, si gira fino all'ultimo stonfa. Figlio di puttana, vaffanculo. Ascolta. Gas mask? Ah, non m'ha visto. Cioè, m'ha visto ma non m'ha visto. Allora, aspetta. Ecco, io questo volevo evitare. Avete rotto il cazzo però, ve lo posso dire. Scusami, Ciaffa. Bastardi. Il fatto è che loro mi vedono, ma io no, loro. Questo è il gran problema qua. No, laggiù niente. Dai, riproviamo col... Ah, no, non posso. Non posso perché sennò ci muoio subito. E rimettiamoci la maschera, non so. Speriamo che non arrivino da questa parte. Ok, adesso vai nel box. Bravo. Sì.
Aumentate la sicurezza, vedete che cacchio me ne frega. Ecco, spostati dal camion. Vai via proprio. Che sei inutile. Ecco. Non farti domande. Ok. Ci siamo. Sali, zitto. E... box. Funzionerà? Spero proprio di sì. Fra l'altro lì ci sono munizioni del FAMAS. In basso a destra. Dai cacchio, portatemi via. Vabbè, forse finché è in caution non funziona. Aspettiamo che termini, si rilassano un po' i nostri amichetti e magari fanno funzionare anche le gambine e ci portano dove dobbiamo andare. Sì, va bene. Allora, parte questo camion? Sì, che parte! Dai, una cosa me la ricordavo, per fortuna. Ma si vede benissimo. Boh. Per lui dice qualcuno ha ordinato una bambola gonfiabile. Boh, vabbè, non sono affari miei. Di converso, il camion qui dell'eliporto dovrebbe portarmi in giro, però io ho solo questo box qui, quindi... Ok. Adesso, quello già dorme ed è una bella cosa. Solo che... sì, devo scendere. Allora, fammi così, amico. Prendi sempre l'M9. Ti fai un bel boom. Ti fai una bella sciaffata. Dov'è? Bomba. No, un cazzo. Ormai t'ho fregato. Volevi? Guardalo come sta arrivando. L'avete sentito? Ok, siamo di nuovo all'hangar. Spero di non aver fatto cagate. E che sia davvero questa, comunque, l'armeria. Ma secondo me la maschera antigas funziona anche per l'acqua? No. Assolutamente no. Come è giusto che sia, effettivamente. Non è un respiratore. Ok, arriviamo all'interno dell'hangar. Prendiamo l'ascensore e cerchiamo l'armeria. Sempre che questa sia la strada giusta. Cosa che non è sicura. Perché stava facendo un update sulla sua situazione, quello? Vabbè, al piano di sopra non ci sono problemi. Bro, grazie. Ok. Chiama. Dai, che non c'è nessuno. Forza. Ok. B2, sì. È l'armeria. Meno male, uff. Ok. No, perché mi avrebbe dato un po' fastidio fare tutto sto viaggio per senza nulla. Allora. Solo che la porta di livello 5, quale sarà? 3, 1... 5. Eccola. Dai. Notte. Via! No, zitto. No. C'è tua madre qui, vieni a vederla, vieni a salutarla. Bravo. Trappoline? Sì. Sì, c'è un laser. C'è un laser infame. Ok, sigarette. Qui cosa... Oh, io ci ho provato. PSG1 e va bene così. Dica. You got a sniper rifle? Sì. Ho ben capito il motivo per cui mi trovo qui. No. Fanculo. Si passa alla SOCOM, ragazzi. Vieni. Ah, cos'è? Adesso hai paura?
Ma che svegli? Ma che svegli? Poi dici che io vi uccido invece di addormentarvi. Ma scusami. Solo che tanto qua suona di nuovo. Beh. Aia. Ok. Mangia che ti fa bene. Altre camere di livello 5? Non credo, vero? Questo qui ci siamo stati, sì. Comunque munizioni del FAMAS male non fanno. Non ripasso tra i laser. Eh sì, abbiamo finito tutto qua. E mo so cazzi vostri. Io me la filo. Perché no, non mi interessa. Tank hangar. E adesso tornare indietro è una bella sfilata. Allora, fatemi pensare. Sì, di nuovo di qua. I laser sono ancora funzionanti, perché se questo è il caso, sinceramente... Ah, non ci sono più. Fatemi capire. E dove sono? Il Six? Sì, non ci sono più. Meno male. Se poi fossero respawnate le razioni qua fuori... Io non direi niente, eh. Accetterei volentieri, in realtà. Mine detector... Non ci sono più neanche le mine. Oh, ma grazie, ragazzi. Per fortuna... Ehi, però... Eh? Te ci sei qua a fare il furbetto. Ah? Ah? Che cos'era? Ah? Lui lo lasciamo in vita? Che dite? Diciamo di no. Sono carino e coccoloso, ma non mi va di rifarmi beccare. Allora, chi è che mi ha visto? Ah, Lercio, che non sei altro, va bene. Ah, c'era una telecamera lassù. Infamuccia ste telecamere. Scusate, passa? No però. Zitto. No, hai visto male. Beccato anche lui là dietro. Questa è skill, eh? Ma come? Ah! Ma non c'è niente. Continuano ad arrivare, eh? Non gli interessa che abbiano perso tutti i loro uomini così. Sul serio? A che punto smetteranno di mandare gente? Mi sa che torneranno nelle loro posizioni nel cielo. Se anche lì ci sarà qualche organizzazione terroristica di cui vorranno fare parte. Ok. Adesso quest'altra bellissima sezione che mi piace tanto. Aspetta che qua ci arriva uno addosso. Come no use? Entra oggi, Snake, perché se no... Ecco. Se no, visto che succede? Vai. Bravo. Io intanto me ne vado dall'altra. Ok, attenzione all'infame sulle scale qua. Vorrei sapere cosa fa. Torna indietro? O va avanti? Difficile a dirsi, ma comunque aspettiamo che giri anche sto qua. Passa fra i missili? No, passa vicino a me. Appunto. Evitiamo scompigli. Nulla da segnalare. Proceda pure. Bravo. Devo fare così, perché sennò... esatto, è qua su. Box. Ok. Vai, prima che arrivi lì. Ok. Dai, che stavolta ce la scampiamo. Girati. Bravo. Zitto. Sì, signori, ci siamo. Adesso, se l'ascensore mi fa il favore di arrivare entro un tempo umanamente breve,
No, vabbè, ovvio. Mi deve fare due giri. Vabbè. Passa, passa, non ho voglia di rischiarla. Assolutamente no. Ok. C'è in gioco la vita di Meryl, non dimenticatelo. B2? Sì, Nuke Building B2. Opla. No, sono scemo, B1. Può capitare, no? Fra l'altro, con l'autorizzazione di livello 5 forse avremmo potuto avere accesso a qualche nuova porticina qui, eh? Vero, vero. Facciamo così. Io vado a controllare, ma intanto vi do appuntamento al prossimo episodio. Se non dovesse esserci niente là dentro, ci incontreremo direttamente da Meryl. Quindi, vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto. Da Loaf Dog è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!